tutti i miei amici di Palen TV, benvenuti al Milano Guitar Show. Come potete vedere, qua è il viso di ogni chitarrista. Degli ospiti del Milano Guitar Show, Tony. Questa fiera di Milano esiste da molti anni, io sono venuto dal primo anno, che altro è passione, che altro è vedere gli strumenti che hanno fatto la musica, che la musica è stata suonata con strumenti vintage, che oggi sono vintage. Poi ho anche una passione di collezionismo, si può comprare e vendere, perché non è che puoi comprare tutto, perché sono strumenti molto molto costosi. Una Fender Stratocaster degli anni 60, primi anni, può costare fino a 30, 40, 50 mila euro. Dipende dall'anno, dal colore, dallo stato di conservazione, quindi sono dei piccoli Stradivari. Siamo qui con Claudio, un altro personaggio storico di questa manifestazione che ormai da 15 anni tiene luogo a Milano. A Milano, sì. È una bella festa per i chitarristi, c'è questa bella atmosfera del passato che è insuperabile, che le chitarre, sai, ormai hanno raggiunto uno standard che non si supera più. Quindi questi pezzi, anche degli anni 50 e 60, sono strumenti perfetti, e poi c'è questa follia del vintage che ancora non si è capito se è giustificato o meno. Molti dicono che suonano meglio, altri dicono che quello che conta è il manico. Io sono un po' a metà, nel senso che mi piacciono gli strumenti vecchi, però riconosco che un bravo chitarrista anche con uno strumento nuovo può fare delle belle cose, insomma. Lei è venuto qui per scambiare soltanto per... Io non ho portato niente delle mie chitarre, sono venuto a vedere, sono quasi coperto perché ne ho più di 80, per cui ho quasi tutti i modelli, cioè, insomma, faccio fatica a trovare qualcosa che mi manca, però è sempre bello da vedere, poi magari ci scappa verso il tardo pomeriggio un acquisto, di solito è difficile resistere, insomma. Il genere che suona? Io ho una band che fa tutta musica degli anni 60-70, Beatles, Rolling Stones, Hendrix, Led Zeppelin, Rangzen, www.rangzen.it. E a quale chitarrista si ispira? Beh, io, data l'età che ho, diciamo, i miei miti sono quelli che poi sono i miti sopravvissuti, cioè sono Hendrix prima di tutto, Jimmy Page, George Harrison come gusto, come capacità di creare dei soli incredibili, e poi vengono tutti gli altri, Clapton, dicono che assomiglio a Clapton, ma a me non è tra i miei preferiti. Siamo qui con Loris, un altro ospite del Milano Guitar Show. Sei un veterano di questa manifestazione. Diciamo che ho partecipato a fasi alterne, però bene o male me ne sono fatte tantissime, sì. Da quanto suoni? Dunque, io sono 30 anni ormai e suono rigorosamente hard rock. Ho dei vari progetti, tra cui un progetto mio di musica solista e alcune cover band, anche se qua magari c'è un po' di tristezza, perché cerco di essere coerente a me stesso e cerco di essere poco ruffiano con quello che può essere il camaleontismo musicale inerente alle cover band. Qual è il tuo chitarrista di riferimento? Richie Blackmore e Jimi Hendrix, poi i vari Jimmy Page, Tony Iommi, i vari Steve Vai, Joe Satriani, Andy Timmons, Steve Morse, Richie Kotzen, che tra l'altro Richie è anche un amico. Un altro che hai dimenticato, che purtroppo ha avuto una notorietà ed è scomparso presto, è stato il buon Jeff Healey.